Cominciamo con esattamente con un romanzo. Questo non perché ci debba piacere o non piacere Dan Brown, ma è evidente che La Maschera di Dante, ovvero gli ultimi anni della Maschera di Dante Alighieri in Palazzo Vecchio, sono legate anche a quest'opera. Che cosa è successo? Qualche anno fa, in particolare proprio io lo accompagnai, Dan Brown venne a Palazzo Vecchio per fare una ricognizione, uno studio, per decidere se scrivere il proprio futuro romanzo, appunto, legato alla Maschera di Dante. Ricordo appunto la domanda, quando fummo davanti alla Maschera di Dante, facendo la visita dell'intero palazzo, che mi fu posta, e dire: ma la via più semplice per scappare da questo punto qual è? Da lì poi ha preso il via appunto il romanzo, che è evidentemente un romanzo fiction che è uscito nel 2013 e che, come sapete, è centrato su questa maschera. Per sgombrare il campo da ogni possibile equivoco, diciamo intanto che noi lavoriamo nel campo della valorizzazione culturale, Dan Brown è un insigne scrittore, quindi sono due campi molto diversi. Come accennavo, Dan Brown lavora nella fiction, e questo lo dico perché nello stesso romanzo si è concesso volutamente, perché assolutamente consapevole, diverse licenze poetiche anche sul nostro Palazzo Vecchio e non solo, proprio perché era un'operazione, ed è un'operazione questa sua, del narrare storie, dello scrivere romanzi, quindi romanzi di invenzione, suggestionati, diciamo, dalla realtà, ma non reali. Certo è che appunto degli agganci con la realtà questo romanzo ce l'ha, e in particolare parla di un prezioso cimelio, come verrà poi definito da colui che lo donò al Comune di Firenze, cioè la Maschera di Dante. Lasciamo le parole in primis al protagonista del romanzo, che è questo professor Langdon, che a un certo punto, dopo aver fatto un giro in Palazzo Vecchio, burrascoso, alla ricerca appunto di questa maschera, entra in battistero, luogo importantissimo, avremo modo di vederlo nella vita della Firenze duecentesca e quindi anche nella vita di Dante, e dice alla sua collaboratrice: se Dante si facesse battezzare oggi, riceverebbe il sacramento proprio in questa vasca. Senza perdere tempo, fece un respiro profondo e posò i palmi sul coperchio di legno, avvertendo un brivido di emozione mentre si accingeva a sollevarlo. Afferrò saldamente i bordi e lo fece scivolare di lato, spostandolo dalla base. Poi guardò dentro la buia cavità, larga mezzo metro. La macabra vista che si presentò ai suoi occhi lo fece deglutire. Dalle ombre il volto defunto di Dante Alighieri ricambiò il suo sguardo. Langdon rimase immobile a fissare la maschera mortuaria pallida e giallastra, i cui tratti grinzosi guardavano vacui verso l'alto. Il naso adunco e il mento sporgente erano inconfondibili. Dante Alighieri. Sono parole appunto di un romanziere, che quindi fa questo di mestiere, ci lascia quindi tutta la suspense giusta nell'incontro con la Maschera di Dante. Una precisazione intanto: appunto sappiamo che ai tempi di Dante il battesimo avveniva per immersione, e quindi anche Dante sicuramente è stato battezzato in questo senso. Sappiamo che è stato battezzato nella primavera del 1266, e sappiamo peraltro che è diventato adulto, e questo è storia, come ci racconta lui stesso, come ce lo scrive appunto nella commedia. Aveva persino salvato un che dentro stava annegando, proprio perché dentro questi fori, appunto, probabilmente si era verificato un incidente e lo stesso Dante era intervenuto. Ma torniamo per un momento ancora al nostro inferno, e poi andiamo ad analizzare le parole di Langdon. Inferno, appunto, è un libro che poi ha dato vita a un film qualche anno dopo, di Ron Howard, e qui si vedono appunto alcuni momenti di riprese all'interno del Salone del Cinquecento, e si vedono anche i nostri protagonisti. Qui vedete sia Tom Hanks, che immagino la maggioranza di voi conosca, sia Ron Howard, il regista, e anche Dan Brown stesso, che è la seconda persona, diciamo, a partire dalla destra, quindi lo scrittore.
E come abbiamo appunto accennato, il protagonista, la protagonista del romanzo è appunto la maschera di Dante Alighieri in Palazzo Vecchio. Vediamola allora, la maschera di Dante Alighieri. Eccola. Questa è un'immagine del nuovo allestimento della maschera di Dante. Alle mie spalle, in apertura, avete visto appunto sullo sfondo il vecchio allestimento della maschera di Dante, proprio perché alla luce del successo crescente di questo oggetto è stato definito un nuovo allestimento. Se prima, diciamo anche che frettolosamente l'andito di passaggio, appunto, che era stato anche l'andito dei priori delle arti del gonfaloniere, veniva percorso frettolosamente, ecco che la maschera assume dal romanzo in poi un rilievo più importante. Il nostro Landon, come avete sentito, appunto, ci dà per certo che si tratti di una maschera mortuaria, e ci dice anche, naturalmente tutta finzione, tutta fiction, dice: i tratti grinzosi guardavano vacui verso l'alto, il naso adunco e il mento sporgente erano inconfondibili. E qui entriamo, diciamo, intanto su due temi che andremo ad approfondire. Il primo, se effettivamente queste fossero, diciamo, le sembianze naturali del poeta Dante Alighieri, e il secondo, se si tratti questa davvero di una maschera mortuaria. Allora, intanto, diciamo, cerchiamo di rispondere alla seconda domanda, ovvero di capire se si tratti di una maschera mortuaria. Cosa di cui fino al 1911, quando questa maschera venne donata al Comune di Firenze, era certo, cioè si pensava che si trattasse di una maschera funebre. In che senso? Nel senso che si pensava che fosse stata improntata di naturale. Vediamo appunto anche alcune immagini. E questo perché? Perché improntare di naturale la faccia di un uomo o di femmina, come ci scrive Cennino Cennini, era cosa assolutamente diffusa e frequente. Cennino Cennini ci scrive il libro dell'arte, appunto, diciamo in un tempo lievemente successivo, ma ecco che ci racconta esattamente come si possa avere un'impronta naturale del viso di un uomo. Leggiamolo rapidamente, qualche piccolo passo, tagliando, diciamo, alcuni tratti, anche perché, come sapete, il libro d'arte di Cennini era un vero e proprio manuale per gli artisti e quindi naturalmente erano specificate tutte le notazioni tecniche. Nel appunto capitolo 182, Cennino Cennini ci dice: in che modo si impronta di naturale la faccia d'uomo o di femmina? Vuoi tu avere una faccia d'uomo o di femmina? Di qual condizione si sia, tienne questo modo, abbi il giovane o donna o vecchio, benché la barba o capigliatura male si può fare, ma fa che sia rasa la barba. Togli olio rosato e odorifero e con pennello di vaio ungigli la faccia. Mettigli in capo o berretta o cappuccio, come vedete anche qui, e cuci l'orlo intorno alla berretta dall'orecchio all'altro. Metti in ciascun orecchio un poco di bambagia, di cotone. Fatto questo, rovescia l'uomo la donna in su un tappeto, in su un desco o per tavola. Poi abbi un cerchio di ferro, largo un dito o due, e poi, diciamo, prosegue nella descrizione, poni una benda e poi, fermando questo cerchio, dice: naturalmente in questo spazio l'impronta della pasta verrà fatta. Dopodiché si preoccupa di una cosa, perché se la maschera è realizzata, questa impronta viene realizzata su un viso di un essere vivente, naturalmente si preoccupa che questo essere vivente non soffochi facendogli l'impronta. E quindi il capitolo successivo del Cennini dice: per qual modo si procura il respirare alla persona della quale si impronta la faccia? E il te bisogno far lavorare a un orafo due cannelle d'ottone, ovvero d'argento, cioè d'argento, le quali siano tonde e più aperte che di sotto, come sta la tromba, e siano di lunghezza quasi una spanna per ciascuna, e grosse un dito, lavoratele più leggeri che puoi, siccome stanno i busi, ovvero i buchi del naso, e tanti minori che entrino a pelo a pelo nei detti busi, senza che il detto naso si abbia da aprire di niente, e fa che siano forate e sottili, eccetera, eccetera, nel senso che si preoccupa naturalmente che con queste due cannule il ritrattato possa continuare a respirare.
Dopodiché entra nel vivo e dice come si getta di gesso sul vivo la impronta e come si leva e si conserva e si butta di metallo. Perché naturalmente l'impronta veniva realizzata in gesso e poi da quel punto si aveva una sorta di forma madre grazie a cui realizzare infiniti getti anche di metallo. Quindi fatto questo, l'uomo o la donna fa che stia a rovescio, metta queste cannelle nei sgusi del naso e lui medesimo se le tenga con la mano. Abbia apparecchiato gesso bolognese, se vuoi volterrano, fatto e cotto, fresco e ben tamigiato. Abbia presso di te acqua tiepida, fa presto che rappiglia tosto, nel senso che si addensa subito, e fallo corsivo, né troppo né poco. Piglia di questa confezione, mettine intorno al viso, fagli tenere la bocca e gli occhi serrati, non sforzatamente, che non bisogna, ma siccome dormissi, e quando è pieno il tuo vacuo sopra il naso un dito, lascialo riposare un poco. E poi considera le condizioni sociali. E tieni a mente che se questo cotale che impronti fosse un signore, un re, un papa, un imperatore, intridi questo gesso con acqua rosa e tiepida, ovvero un'acqua profumata. E ad altre persone, invece, d'ogni acqua di fontana o di pozzo o di fiume, tiepida, basta. Quindi non è necessario che sia profumata. Asciutto e risecco la tua confezione, togli gentilmente, senza fare male alla persona, con temperatoio o coltellino o forbici, e sdruci intorno, tiragli fuori le cannelle bellamente, fallo levare a sedere o in piedi e tenendogli tra le mani la confezione che ha al viso, adattandosi col viso gentilmente a trarlo fuori, ripolla e conservala diligentemente. In questo modo avrai effigia, ovvero la fisionomia, ovvero l'impronta di ciascun gran signore. Tutto questo perché? Perché appunto si pensava che questa maschera, che poi capiremo il perché si chiami maschera Kirkup, fosse stata appunto improntata di naturale. Ma ecco che se questa era la convinzione nei tempi antichi fino all'inizio del Novecento, già Corrado Ricci nel 1921 aveva arguito che non si trattava di un'impronta al naturale. Perché ci dice il nostro Corrado Ricci, appunto nel 21, anno non casuale? Io ormai c'ho un pochino da ascoltare questa, Babbo. Mi sta a fare qualcosa perché? Dario va a correre, andare a correre ora, non sta male. Per favore, togliete i microfoni, chiedo scusa, spegnete i microfoni. Il nostro Corrado Ricci ci dice, non i solchi fini, rigidi e dritti dei peli nelle sopracciglia e alle tempie, ma il solco dolce ed evidente della stecca o dello scalpello, non l'accostamento delle palpebre nell'occhio o il segno delle ciglia. Non posso stoppare. Chiedo scusa, spegnete i microfoni. Ma l'occhio aperto e pieno, non il rilievo della dentatura sotto intorno le labbra dimagrate, ma la linea libera, elegante, sostenuta, propria dell'opera di un abile modellatore. Perché in effetti, se la guardiamo, ci rendiamo conto che gli occhi sono aperti, che i tratti fisionomici sono più vicini a una modellazione scultorea che a un'impronta naturale. Quello che sappiamo oggi di questa maschera in effetti è esattamente questo. Sappiamo che è stata impronta, questo sì, perché è una maschera in gesso, però probabilmente da un rilievo scultoreo del 1400, ovvero, chiedo scusa, c'è bisogno così di... Mi chiedo scusa, c'è disturbo. Sì? Sì, c'è una sezione che si sovrappone alla sua. Sì, sto cercando di capire. Ecco, credo che fosse Carla Freducci. Chiedo cortesemente, ora ho disattivato l'audio, però spero che fosse lei. Chiedo a tutti di tenere spenti i microfoni. Sì, grazie. era lei, perché c'era scritto il nome. Perfetto. Perché siete tanti e non riesco, diciamo, a vedere precisamente. Dicevamo appunto che questa maschera quindi risulterebbe modellata da un rilievo scultoreo tardo quattrocentesco realizzato dal figlio di Pietro Lombardo, Tullio Lombardo, a Ravenna per la tomba di Dante, non più esistente,
questa maschera, quindi rilevata già da un modello scultoreo, ed effettivamente per questo, come dire, come vedete, più modellata che improntata, no? Immaginate di fare un calco, insomma, più modellata che improntata, sarebbe stata poi donata da un arcivescovo ravennate a Giambologna, il quale poi la donò a Pietro Tacca. In bottega da Pietro Tacca sarebbe stata prelevata dalla duchessa Sforza e sarebbe stata rinvenuta nell'Ottocento, nel 1830, in particolare dallo scultore Lorenzo Bartolini, proprio a Ravenna. Ci dice D'Ancona, che impareremo a conoscere, che proprio Bartolini permise che se ne cavasse la forma, e D'Ancona infatti se ne rinviene qua e là in gesso bianco, finché egli non ne fece dono al pittore inglese Seymour Kirkup. Quindi il nostro Lorenzo Bartolini, dopo aver permesso ulteriori calchi, e questo spiega l'esistenza di più esemplari, avrebbe donato la maschera di Dante al pittore inglese Seymour Kirkup. Questo signore visse a Firenze per oltre 50 anni, 56 anni, ed è un signore particolarmente celebre perché si era adoperato per avviare una serie di indagini al Palazzo del Bargello per cercare di scoprire se vi fosse l'effigie di Dante come era, diciamo, attestato dai documenti. In particolare il nostro Seymour Kirkup si era fatto aiutare da un avvocato che si chiamava Giovanni Aubrey Betsy per avviare queste ricerche. Subito dopo però, sempre lo stesso avvocato Giovanni Aubrey Betsy aveva lavorato appunto insieme ad altri e aveva avviato, diciamo, invece le ricerche senza il nostro Kirkup. E ne era derivata la sensazionale scoperta del ritratto di Dante. Ritratto dantesco ritrovato appunto al Bargello, appunto, e qui siamo sul sito dei Musei del Bargello. Come vedete, questa era una notizia uscita, diciamo, pubblicata proprio per il Dante D dello scorso anno, e qui vedete l'effigie appunto che è stata ritrovata proprio all'interno della Cappella della Maddalena al Palazzo del Bargello. Già questo ritratto, che si diciamo ritiene sicuramente trecentesco, prima attribuito a Giotto, poi a scuola giottesca, per tutta una serie di come dire, deduzioni cronologiche riferite sia all'architettura, sia naturalmente alla biografia di Giotto, sia alla documentazione, ci presentano una delle più antiche ci presenta appunto questo ritratto una delle più antiche effigi di Dante Alighieri, perché comunque siamo entro la metà del 300, la prima metà del 300. Noi sappiamo che appunto Dante è stato esiliato, in particolare nel 1302, e riabilitato appunto nei corsi dei decenni successivi, in particolare totale riabilitazione si avrà negli anni 40, quindi potrebbe, diciamo, risalire a quel momento la datazione di questo ritratto. Ciò che ci interessa in questa fase è appunto osservare come dichiaratamente sia già, come dire, modellato quello che poi il prototipo, diciamo, iconografico del nostro Dante Alighieri, che come vedete appunto anche nella maschera presenta appunto il caratteristico copricapo e il caratteristico abbigliamento da priore o comunque da dignitario, diciamo così, della Firenze tardo duecentesca, sia invece ancora assente il naso aquilino, di cui appunto anche lo stesso scrittore Dan Brown ha fatto cenno. A questo punto andiamo a vedere un altro ritratto altrettanto antico. In questo caso siamo nella seconda metà del 300, però siamo appunto ancora nel XIV secolo, che si trova a pochi passi, ovvero in quello che era il Palazzo dell'Arte dei Giudici e dei Notai. Questo palazzo, che attualmente ospita un ristorante chiuso in questo momento, ma appunto che era presente, che era aperto insomma fino al tempo della pandemia, ci presenta appunto una delle più antiche effigi del nostro Dante Alighieri. In una lunetta è presentato appunto Dante, così come è presentato Petrarca, così come è presentato Boccaccio.
Questo ritratto, se il ritratto del Bargello era stato già scoperto appunto a metà Ottocento, il ritratto dell'arte dei giudici e dei notai è stato riscoperto in tempi molto recenti, in particolare appunto siamo negli anni Ottanta del Novecento. È seguito naturalmente un delicatissimo restauro, sono stati effettuati studi molto approfonditi, in particolare da Maria Monica Donato, che hanno appunto permesso di precisare una datazione. Dante non era solo, era con Petrarca, Boccaccio e Zanobi da Strada, quindi altri importanti letterati fiorentini, e questo ci dà alcuni termini di datazione. E sappiamo appunto, già citato nel 400 questo ciclo, ci permettono quindi di avere un ulteriore riferimento iconografico del nostro Dante Alighieri. Diciamo anche che l'arte dei giudici e dei notai era tra... anzi era la più prestigiosa delle 21 arti fiorentine, e quindi sicuramente a questa corporazione e alla sede della sua arte, che peraltro trovava una collocazione molto precisa proprio accanto al Palazzo del Bargello, a pochi passi tra il Duomo e Palazzo Vecchio, quindi in un'atmosfera diciamo di una dimensione pubblica monumentale importante, troviamo appunto un'altra effigie, che è quella appunto del nostro Dante con la commedia in mano. Anche qui vedete appunto l'abbigliamento, ormai quello diciamo codificato, vediamo una mascella diciamo prominente, una mandibola prominente, niente naso aquilino, però appunto diciamo già un ritratto, come dire, prossimo a quello che poi vedremo trasformarsi nel corso dei secoli successivi. A questo proposito, visto che abbiamo parlato di due ritratti trecenteschi visivi, diciamo con riferimenti iconografici, mi fa piacere, come dire, citare un'altra fonte iconografica importante trecentesca, ovvero quello che il nostro proprio Giovanni Boccaccio scrive a proposito di Dante Alighieri. Giovanni Boccaccio non conobbe direttamente Dante, ma ebbe informazioni di prima mano, diciamo così, perché andò a trovare a Ravenna chi lo aveva conosciuto, e quindi riferisce, diciamo, informazioni, se non dirette, diciamo assolutamente prossime. Cosa ci dice dell'aspetto fisico di Dante? Nel trattatello in laude di Dante, che Giovanni Boccaccio scrive appunto riconoscendo da subito il grande valore del poeta, ci dice: fu adunque questo nostro poeta di mediocre statura, e poi che alla matura età fu pervenuta, andò alquanto corvetto, ed era il suo andare grave e mansueto, d'onestissimi panni sempre vestito, in quell'abito che era alla sua maturità convenevole. Il suo volto fu lungo, e il naso aquilino, e gli occhi anzi grossi che piccioli, le mascelle grandi, e dal labbro di sotto era quel di sopra avanzato, e il colore era bruno, e i capelli e la barba spessi, neri e crespi, e sempre nella faccia malinconico e pensoso. Aneddoto: per la qualcosa avvenne un giorno in Verona, essendosi già divulgata per tutta la fama delle sue opere, massimamente quella parte della sua commedia, la quale egli intitola Inferno, ed esso conosciuto da molti uomini e donne, che passando egli davanti a una porta dove più donne sedevano, una di quelle pianamente, non però tanto che bene da lui e da chi con lui era fosse udita, disse alle altre: donne, vedete colui che va nell'inferno e torna quando gli piace, e quassù reca novelle di coloro che laggiù sono? Alla quale una dell'altre rispose semplicemente: in verità, tu devi dir vero, non vedi tu come gli ha la barba crespa e il color bruno per lo caldo e per lo profumo che è laggiù? Le quali parole, udendogli dir dietro a sé e conoscendo che da pura credenza delle donne venivano, piacendogli e quasi contento che esse in cotale opinione fossero, sorridendo alquanto, passò avanti. Quindi vedete, c'è anche appunto diciamo un aneddoto che ci racconta di questa colorazione, di questa carnagione scura dei capelli e della carnagione, appunto di questi tratti scuri di carnagione e capelli di nostro Dante Alighieri, che addirittura appunto sembrano ricordare una sua venuta all'inferno. Per inciso, mi piace appunto ricordare che nel Palazzo dell'Arte dei Giudici e dei Notai abbiamo anche una straordinaria rappresentazione di Firenze, che non può sempre afferente diciamo
allo stesso periodo, probabilmente realizzata da Jacopo Ticione, in cui vedete c'è proprio quella che è la Firenze medievale, quindi con i simboli appunto del nostro fiorino, insomma del nostro giglio, del nostro iris fiorentino, la croce del popolo, la repubblica, l'aquila della parte guelfa, tutti i gonfaloni, le arti intorno, quindi davvero, e tutte le mura, come vedete, le porte, le torri che circondano la città. Quindi una visione ideale, simile se vogliamo in questi cerchi concentrici alla Gerusalemme celeste, diciamo l'ideale memoria, ma che appunto vede centrale il potere repubblicano, i poteri dei priori e il potere della signoria. Per concludere velocemente sui ritratti di Dante, sempre trecenteschi, non posso non menzionare due presunti ritratti che abbiamo a Santa Maria Novella, che fa parte appunto del complesso dei musei civici fiorentini, ancorché nella parte della Basilica, che è proprietà del Fondo Edifici di Culto, perché nella Cappella Strozzi di Mantova, a sinistra diciamo del transetto, abbiamo sempre appunto realizzato dai fratelli Orcagna un bellissimo ciclo che riproduce appunto il paradiso, il giudizio universale e l'inferno, quindi ispirato direttamente appunto all'opera del nostro poeta, e in cui appunto proprio nella parete che vedete di fronte a voi, dove è rappresentato il giudizio universale, qui nella parte sinistra, tra le figure che osservano attente, possiamo vedere colui che è stato riconosciuto essere proprio il nostro Dante Alighieri. Non in rosso in questo caso, o comunque non con i colori diciamo che noi siamo abituati a conoscere, ma già appunto con il suo caratteristico profilo. Siamo negli anni 50 del 300, quindi grosso modo nello stesso periodo in cui degli altri ritratti che abbiamo visto. Altro ritratto sempre a Santa Maria Novella, antica sala del Capitolo, oggi cappellone degli Spagnoli, Andrea di Bonaiuti negli anni 60 del 300 ci raffigura appunto la chiesa militante e trionfante, e in questo scorcio di città in cui i domenicani, come dire, intervengono appunto nella vita terrena, sono state riconosciute appunto anche qui le effigi di Dante, Petrarca, Boccaccio e delle loro fanciulle, diciamo, ispiratrici, e questo appunto con il libro sarebbe appunto il nostro Dante. Per chiudere il riferimento appunto all'effigie di Dante Alighieri, sappiamo che appunto furono rinvenute, in realtà anche qui romanzescamente, le sue ossa appunto in tempi, come dire, più vicini a noi, e da allora fu avviato diciamo uno studio per cercare di desumerne gli aspetti, diciamo l'aspetto. Un grosso lavoro era già stato fatto nel 1921 con appunto le ricognizioni che erano state fatte appunto anche da Frassetti a Bologna, e questo per esempio era uno studio diciamo avviato di raffronto tra il teschio, insomma la struttura scheletrica rinvenuta, e il codice palatino, mentre appunto studi più recenti, naturalmente, quindi come dire, che si avvalgono della tecnica digitale, avrebbero come dire tratteggiato questo tipo di ritratto a partire dalle analisi, diciamo, del... Chiedo scusa, spegnete i microfoni, devo cercare di risalire a chi sia, chiedo scusa di spegnete i microfoni, appunto partendo proprio da un'indagine molto precisa delle ossa, appunto, e naturalmente andando a come dire poi dare una fisionomia realistica. Questo studio è stato compiuto da Stefano Benazzi e tali dell'Università di Bologna, dipartimento diciamo la facoltà distaccata di Ravenna e altri appunto studiosi universitari, e tornando ancora infine al nostro naso aquilino, perché ovviamente la maschera, diciamo la struttura scheletrica non ci riporta l'intero naso, i nostri studiosi ci scrivono che the shape to the nose, quindi la forma del naso, è stata realizzata tenendo conto dello sviluppo della spina, della struttura nasale, quindi ci hanno come dire riproposto questo naso facendo diciamo una ricostruzione diciamo verosimile rispetto alle strutture esistenti.
tornando alla nostra maschera, perché il tempo è tiranno e ci abbiamo comunque a concludere, tornando alla nostra maschera, vorrei però concludere con un ulteriore piccolo ragionamento nel cercare di capire perché questa maschera sia a Palazzo Vecchio. Abbiamo detto che appunto la maschera era andata nelle mani del nostro Seymour Kirkup e ci eravamo fermati al Bargello e al rinvenimento al Bargello. Dopodiché il nostro Seymour Kirkup muore. E nel frattempo appunto gli studi sul Bargello proseguono e questa maschera viene donata dalla vedova Kirkup al critico letterario, poi senatore Alessandro D'Ancona nel 1901. Questo perché? Perché il figlio dello scopritore del ritratto del Bargello aveva esaltato appunto il padre nel dire che era tutto merito suo, diciamo, dello scoprimento. E il nostro letterario D'Ancona, amico di Kirkup, si era sentito in dovere di spezzare una lancia pubblicamente a favore appunto di Seymour Kirkup, che per primo avrebbe, come dire, proposto di andare a fare indagini nel ritrovare l'effigie dantesca. E infatti il nostro D'Ancona ci scrive appunto nell'atto di donazione al Comune di Firenze, dice: esaltando l'opera eterna, il nostro Aubrey offendeva la memoria, a me cara per i tanti favori ricevuti, del buon vecchio Kirkup, e io risposi per purgarla delle immeritate accuse. Ecco che quindi la vedova, in gesto di riconoscenza, poco dopo gli manda la maschera di Dante in dono. Le invio, certa di interpretare i sentimenti del defunto, la maschera di Dante, a ricordo della sua generosa azione. Ecco che Alessandro D'Ancona poi decide di donarla nel 1911, in occasione del cinquantenario appunto dell'Unità d'Italia, al Comune di Firenze. Questa maschera si trova appunto nell'andito che connetteva gli appartamenti dei priori medievali con la cappella dei priori e le stanze pubbliche. Questo perché? Perché Dante è stato priore delle arti e lo è stato nell'estate del 1300, in particolare tra giugno e agosto. Qui vediamo soltanto uno scorcio dei soffitti medievali che poi sono stati proprio a pochi passi dalla maschera, che poi sono stati, come dire, completamente avvolti dalla decorazione cinquecentesca. Dicevamo che Dante è stato priore nell'estate 1300, ma nell'estate 1300 il nostro Palazzo Vecchio ancora non c'era. Perché? La delibera del 30 dicembre, la provvisione del 30 dicembre 1298, i lavori cominciano nel febbraio 1299, il palazzo quindi era in costruzione e sicuramente il nostro Dante ne vede appunto proprio l'edificazione, il cantiere, così come lo avremo modo di vede i cantieri di tantissime architetture a Firenze. Quindi il nostro Dante Alighieri non si riunì durante il suo priorato all'interno del Palazzo dei Priori, ma si riunì nelle sedi che appunto erano deputate al congresso, al convegno dei priori. In particolare la Torre della Castagna, che qui vediamo una veduta dall'alto, che era proprio di rimpetto alla casa di Dante Alighieri. Il nostro palazzo, dicevamo, era in costruzione e, ironia della sorte, sappiamo che proprio nel marzo 1302 abbiamo il documento che ci dice che in Palazzo Novo morantur, i priores morantur, cioè i priori abitano, i priori stanno e il gonfaloniere di giustizia pure. Marzo 1302, che corrisponde proprio al periodo in cui Dante è condannato all'esilio da Firenze. Qui vediamo appunto un dipinto sempre dell'Orcagna, di Andrea Orcagna, che è un affresco staccato dal carcere delle Stinche, oggi in Palazzo Vecchio, che ci mostra appunto una delle più antiche effigi del nostro palazzo medievale, che naturalmente era molto diverso da quello che vediamo oggi. Dicevamo quindi nostro Dante è stato priore, non è stato all'interno di Palazzo Vecchio, ma certo è che la maschera appunto è posta nei luoghi nei quali i priori medievali stavano, perché dagli appartamenti si spostavano, pregavano all'interno della cappella dei priori, vediamo decorazioni cinquecentesche, quindi decorazioni successive, si riunivano poi nell'audienza minor, che era proprio accanto alla cappella,
dopo essersi ritirata in preghiera, anche questa sala naturalmente è fortemente trasformata. E ciò che mi preme sottolineare è che proprio nella porta di passaggio dalla sala dell'udienza alla sala dei gigli, vedete questa porta che vediamo aperta, troviamo ancora un'effigie di Dante. Questa effigie è, come vedete, appunto una tarsia lignea realizzata da Giuliano da Maiano e dal Francione, forse su disegno di Botticelli, negli anni Ottanta del Quattrocento. Dante ancora una volta è accompagnato a Petrarca e questa effigie ci ricorda di un più antico, sempre tardo trecentesco, ciclo di uomini illustri che appunto circondavano l'aula di riunione dei priori. Dante, Petrarca, Boccaccio, Zanobi da Strada, cioè gli stessi personaggi che abbiamo ritrovato per esempio nell'arte dei giudici e dei notai, servivano come elementi, esempi di virtù, elementi di ispirazione per i nostri governanti tre e quattrocenteschi. E quando poi il ciclo fu, diciamo, come dire, rinnovato in vesti quattrocenteschi, ecco che Dante e Petrarca trovarono posto nei battenti, nelle tarsie lignee, appunto, della porta di Andito, e trovarono così eterna memoria. Infine, chiudiamo con un ultimo ritratto dantesco, più tardo ancora, qui appunto abbiamo detto siamo nel tardo 400, qui siamo addirittura nel 500, ed è un'effigie di Dante Alighieri realizzata negli anni 30 del 500 da Agnolo Bronzino per un mercante banchiere, quindi siamo appunto a una committenza privata, Bartolomeo Bettini, ne abbiamo testimonianza grazie al Vasari. Vediamo un'effigie di Dante Alighieri ormai pienamente codificata, ricordo appunto siamo negli anni 30 del Cinquecento, vediamo un Dante Alighieri ormai incoronato poeta con i versi iniziali appunto del 25esimo del Paradiso, in cui appunto Dante sogna di ritornare con altra voce, con altro vello, ormai appunto con la fama di poeta a Firenze, in cui con la mano, vedete, sembra proteggere la città che gli aveva dato i natali, che al tempo non aveva ancora la cupola, ma che ormai al tempo di Bronzino vedeva la cupola come simbolo, diciamo, primo, le fiamme dell'inferno, la montagna del purgatorio, proprio agli antipodi. Perché chiudo con questa effigie? Perché questo dipinto è attualmente presente nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, esposto fino al 31 maggio, purtroppo in questo modo invisibile, ma ci auguriamo di poterlo condividere con chi visiterà il palazzo non appena potremo riaprire al pubblico. E con appunto il ritratto di Bronzino io chiudo questa presentazione. Spero che questo viaggio, diciamo, tra le forme e gli aspetti, diciamo, di Dante Alighieri vi siano, come dire, piaciuti. Sto controllando appunto in chat e vedo appunto purtroppo i commenti sui microfoni spenti e chiedo appunto sempre la cortesia di tenerli spenti, proprio perché altrimenti rovinano e disturbano, diciamo, l'ascolto di tutti. Grazie a tutti voi. Se non ci sono, c'è chi ha già visto il meraviglioso dipinto dal vero, quindi bene. Spero che appunto sia stato una mezz'ora, una quarantina di minuti gradevole per voi e vi aspetto naturalmente alle prossime mezz'ore d'arte. Ringrazio ancora Sofia Fabris per averci accompagnato ancora una volta con i sottotitoli. Buona serata a tutti. Se volete a questo punto accendere i microfoni, ci salutiamo definitivamente. Buona serata a tutti.